Ciao dolcezze, oggi un video per parlarvi dei prodotti che sto usando in questo periodo, sia per il viso sia per il corpo. Tengo molto questo video perché in tantissime, quando ero in gravidanza, mi avevate chiesto che prodotti usavo per il corpo e quindi vi faccio vedere quelli che usavo io e uso tuttora comunque. Allora, parto nel farvi vedere i prodotti che utilizzo per il viso. Vi faccio subito vedere le strip, per il naso di Essence. Devo dire che sono fantastiche, levano i punti neri, che è una meraviglia, ve lo assicuro. E soprattutto all'interno ne trovate 3 e le ho pagate 99 centesimi, quindi un prezzo molto 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 basso. E è una qualità ottima. Non sto utilizzando creme viso, però sto utilizzando soltanto il contorno occhi e da 2 giorni il favoloso Garnier Roll-On, questo qua 2 in 1, defaticante e colorante. Allora, io ho il problema di avere le occhiaie molto evidenti e soprattutto molto gonfie. Allora, è fatto così da 15 ml e questo è il colore beige sabbia. Praticamente io lo applico nelle occhiaie e poi tampono leggermente, lo sfumo così. È efficace veramente, mi ci sto trovando bene. E già al secondo utilizzo vedo molto molto la differenza. E questo qui, se non erro, l'ho pagato 7,90 euro. Poi ho un altro contorno occhi, mi ci trovo molto bene anche con questo, è di Essence, della linea My Skin. E questo qui però non ha il correttore, è solo un gel, mi stava cadendo. Praticamente, vedete, è un gel. È molto rinfrescante al cetriolo e devo dire che è favoloso anche questo. È efficace anche questo qui, mi sgonfia praticamente la parte più evidente. E questo qui però, a differenza, l'ho pagato 2,99 euro. Poi in questo periodo soprattutto sto usando tantissimo l'acqua termale di Avène. L'ho conosciuta grazie a mia sorella Zannamari e ti ringrazio Sismua. E è favolosa, praticamente è aspaesante, antirritante, lenitiva, addolcente. Praticamente la applico semplicemente per rinfrescarmi il viso oppure dopo che mi sono struccata e poi dopo la depilazione, è favolosa, rinfresca veramente il corpo e evita i rossori. Per me funziona tantissimo, è favolosa, ce l'ho sempre in borsetta anche se è extra large. Praticamente da 300 ml l'ho pagato 11,70 euro. E ne spruzzo veramente poca per quel che costa. E c'era la versione più piccola, se non erro da 150, però costava tipo 9 euro. Aggiungo 2 euro e prendo questo, ho detto. E quindi fantastica, veramente fantastica. Adesso passo a farvi vedere i prodotti per il corpo e vi faccio subito vedere questa crema della Bottega Verde alla pesca bianca. Allora, questa crema me l'ha fatta scoprire Asia. Mua, ti mando un bacione, tesoro. Il giorno dell'incontro appunto l'ho comprata, l'aveva presa lei me l'ha consigliata e alla fine l'ho comprata anch'io. E alla pesca bianca, l'odore è fantastico, veramente favoloso. È una crema vellutante e a parer mio anche rinfrescante, soprattutto in questo periodo l'applico dopo la doccia, sento la pelle fresca e molto idratata, quindi è favolosa. Questa qui l'ho pagata 4,50 in offerta ed è da 200 ml. Adesso finalmente passo a parlarvi della crema che usavo io per il corpo quando ero in gravidanza e che uso tuttora. Allora, è questa crema della Dr. Tuffy, la Smaglia Stop. È da 200 ml, la scadenza all'apertura di 12 mesi e l'ho pagata 23 euro. Allora, il prezzo sembra eccessivo, ma per la qualità non lo è sul serio. Perché io ho iniziato purtroppo ad usarla tardi. Allora, nei primi mesi di gravidanza usavo solo l'olio di mandorle. L'olio di mandorle sapete che aiuta tantissimo a evitare la nascita delle smagliature. Io l'ho usato fin dal primo mese di gravidanza, però non mi ha aiutato tantissimo perché alla fine del settimo mese sono iniziate le fastidiose smagliature, soprattutto sui fianchi e sulla pancia. All'inizio sembravano chiare, sembravano scomparire da sole solo con l'olio. Poi ho visto che erano sempre più evidenti, sempre più evidenti, sempre più evidenti, ho pensato di utilizzare una crema, ma ho pensato di utilizzare la crema troppo tardi. Questa crema qui è fantastica perché si può usare fin dai primi mesi di gravidanza, dal terzo mese soprattutto, quando il pancino inizia ad essere più evidente. E devo dire che se siete in gravidanza e non state utilizzando nulla per evitare
evitare veramente che le smagliature prendano il sopravvento, ve la consiglio tantissimo. Io praticamente ho iniziato a usarla tardi, alla fine del settimo mese, e devo dire che mi ha subito aiutato. Praticamente sui fianchi mi sono quasi sparite, invece sulla pancia stanno sparendo adesso piano piano. Come la uso? Allora, io la applico due volte al giorno, ancora adesso, e la faccio assorbire bene bene bene, massaggiando delicatamente con movimenti circolari dove comunque ho le smagliature. Invece, perché in gravidanza e non le vede praticamente, mio consiglio personale, applicatela sulla pancia, sui fianchi e anche sulle gambe. Comunque, due volte al giorno la massaggio bene. Sono veramente contenta e fiera di questa crema, perché come vi dicevo prima, per il prezzo che ha la qualità è favolosa. Questa qui l'ho presa in erboristeria della Dr. Taffi, io ve la consiglio veramente con tutto il mio cuore perché è una crema fantastica. Se l'avete usata anche voi, l'avete provata anche voi, fatemi sapere in un commentino cosa ne pensate. Allora, dolcezze, adesso vi parlo di alcuni prodotti che mi sono stati inviati dall'azienda Serra Matteo, li ringrazio tantissimo. E sono stata contenta perché me li hanno fatti scegliere. Vi dico subito che ne parlerò nel modo più sincero possibile, cioè l'ho specificato anche a loro: se mi piace un prodotto lo dico, se non mi piace lo dico, lo specifico subito. E quindi adesso vi parlo nel dettaglio, soprattutto per un impacco per i capelli. L'impacco in questione è questo qui, è un ristrutturante al karité favoloso. Allora, è da 250 ml, la scadenza, l'apertura è di 6 mesi. Come vedete l'ho già usato tantissimo, praticamente l'ho quasi finito, avrò 3 o 4 applicazioni, sì, perché quasi alla fine veramente, e l'odore è favoloso. La consistenza dell'impacco è così, eccolo qua, è molto delicato sui capelli, devo dire, non è aggressivo. E soprattutto io cosa faccio? Dopo lo shampoo li sciacquo bene e applico questo impacco solo sulle lunghezze. Poi cosa faccio? Con la spazzola, col pettine, arrivo alla cute e ritorno alle lunghezze. Lascio in posa 5-10 minuti e poi sciacquo con abbondante acqua. Io ho capelli secchi praticamente e questo impacco mi sta aiutando tantissimo. Vi lascio nell'info box il link del loro sito così potete vedere i prodotti che hanno e curiosare un pochettino. Poi ho preso questa crema, l'Aloe Ginseng, per il viso, solo che l'ho applicata una volta e praticamente la pelle me l'ha rigettata, nel senso che sudavo tantissimo dopo l'applicazione e questo caldo non ce la faccio a tenerla sul viso e quindi la userò nel periodo più freddo. Questa qui è una crema da 100 ml, la scadenza è dall'apertura di 12 mesi, quindi riesco ad usarla tranquillamente quest'inverno. È una crema giorno e notte. E praticamente va bene anche per pelli più mature e si può applicare appunto mattina e sera su viso e collo. Poi mi hanno gentilmente inviato questa cipria, ve la faccio vedere, è compatta, è la numero 1. E poi questo gloss color nude, che più che altro è un rossetto, ve lo faccio vedere. Intanto l'applicatore è in spugna e con la punta obliqua e poi guardate nel tappino, c'è la luce nel tappino, fantastico. Comunque il colore è questo qua, è favoloso. Lo proverò e vi farò magari sapere sul blog che ne penso più avanti. Detto questo, dolcezze, ringrazio tantissimo Matteo per avermi dato la possibilità di provare i suoi prodotti. Prima di chiudere il video volevo salutare due dolcissime ragazze e una dolcezza piccolina. Allora, la prima ragazza si chiama Elisa, qui su YouTube è pasticcina, ti mando un bacione tesoro. La seconda ragazza è Comixana, che l'altro giorno in un commento mi ha scritto: nel prossimo video potresti salutare la mia sorellina Emma che è nata 15 minuti fa? Allora, dolcezza, io a te e alla tua famiglia vi faccio i miei migliori auguri, congratulazioni alla tua mamma e un bacio alla piccola Emma, mua, davvero con tutto il cuore. Dolcezze, dopo questo video lunghissimissimissimo, scusate se mi avete sentito parlare tipo un'ora, bla 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 bla, comunque io vi saluto e fatemi sapere appunto in un commentino cosa ne pensate, se avete anche voi questi prodotti, insomma ditemi la vostra e consigliatemi magari dei prodotti che ritenete validi. Vi mando un altro bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!